E sono qui appunto ad annunciare, ormai già annunciato, la mia candidatura a sindaco per l'amministrativo del 2024. Guido Del Fante, aglianese, classe 1988, è il candidato sindaco del centro-sinistra alle elezioni amministrative di Agliana. Abbiamo un obiettivo chiaro, tornare al governo di questa cittadina, perché questa cittadina ha necessità di riportare al centro le persone. Cominceremo in un percorso di partecipazione, la partecipazione è al centro del nostro programma. Abbiamo intenzione di fare un lavoro importante sull'ambiente, la nostra posizione sul termovalorizzatore di Montale è chiara, la sua chiusura o la sua conversione alternativa al revamping o bonifica dell'area, ovviamente andando a tutelare i posti di lavoro. Sul sociale è importante andare incontro alle nuove necessità sia degli anziani che delle nuove generazioni, ma oltretutto vogliamo raccontare una mobilità dolce. Abbiamo in mente di rimettere in connessione tutte le frazioni del paese che non si trovano appunto in una comunicazione totale. Agliana ha bisogno di riprendere vitalità, è un paese in decadenza in cui il centro, i commercianti hanno bisogno di ritrovare un dinamismo per riattivare un paese che ormai sta dormendo da troppo tempo e da troppi anni. Per questo è importante ritrovare un buon governo, un candidato sindaco sostenuto dalla coalizione ampia e soprattutto che metta al centro le persone, che ritrovi prossimità e vicinanza a un elettorato che finora è stato distante. A sostenerlo un'ampia coalizione di centrosinistra. La coalizione di centrosinistra Agliana che mi sostiene è una coalizione ampia composta dal Partito Democratico, da Azione, da Repubblicani, Agliana in Comune, Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana, Sinistra Ecologista Toscana. Ma un candidato giovane che vive una realtà di paese, è a stretto contatto con tutte le associazioni, con il mondo imprenditoriale. Guido Del Fante rappresenta la sintesi dei nostri valori repubblicani, ovvero impegno e solidarietà e attenzione per la comunità sociale. Oltre a essere una persona molto attiva nell'ambito politico, ha un grande impegno anche nelle realtà civiche locali che per noi sono, diciamo, la base fondante della nostra lista. Un'Agliana in direzione futuro. Grazie.